In Italia abbiamo complessivamente circa 4 milioni di persone anziane non autosufficienti. Però questo dato è puramente orientativo, non esiste una fonte centrale di rilevazione dei dati, no? Questi dati vengono raccolti spesso dalle regioni con criteri che non sempre coincidono. La percentuale di persone non autosufficienti ricoverate è molto bassa rispetto a quella degli altri paesi europei. In grosso modo le persone ricoverate in RSA dovrebbero essere nell'ordine delle 300-400 mila. Questo numero chiaramente è destinato ad aumentare in futuro con il ridursi delle forme di assistenza familiari legate al cambiamento demografico in atto. I servizi della non autosufficienza rappresentano oggi un mercato molto appetibile, no? Tanto è vero che molti grossi gruppi economici hanno creato delle reti di RSA ad elevata qualità alberghiera, ma che sono accessibili solo all'elite degli anziani non autosufficienti. Per gli altri rimane aperta la strada del pubblico, dei servizi pubblici, dove però le rette sono a loro volta sempre piuttosto elevate e non tutti sono in grado di sostenerle finanziariamente. Per le persone sprovviste, cioè in stato di povertà, sono gli enti locali a supplire a questo bisogno di assistenza. Però dobbiamo ricordare un aspetto non insignificante, che sostenere le spese di ricovero in un RSA per un comune di piccole dimensioni rappresenta una spesa che è molto, molto rilevante, molto pesante. Il modello oggi dominante di queste strutture potrebbe essere definito il modello aziendalistico ospedaliero. Le RSA si sono andate caratterizzando come luoghi di erogazione di prestazioni assistenziali secondo logiche aziendalistiche. Nel mio libro cerco di analizzare, no, i costi che l'aziendalizzazione comporta, i costi umani per i ricoverati. Dagli Stati Uniti ci arrivano, delle informazioni su esperienze in atto molto interessanti, ma che faticano ad essere recepite nel nostro sistema assistenziale. Considerare l'esigenza prioritaria dei residenti quella, detta in parole povere, di continuare ad essere considerati persone e di continuare a fare la vita che si è sempre fatto. Quindi c'è una forte centralizzazione sulla persona e la sua vita, mentre da noi prevale questa visione medicalizzante in cui l'aspetto rilevante è la gestione secondo criteri economicistici dei bisogni assistenziali, infermieristici, riabilitativi, medici. Direi che la cosa principale è cominciare a considerare queste istituzioni non tanto come servizi ad alta intensità sanitaria, come si è fatto in questi ultimi decenni, ma come servizi che dovrebbero perseguire l'alta intensità sociale. Ci dovrebbe essere un maggiore investimento sulla formazione del personale in termini di sensibilità umana, di sensibilità all'ascolto, alla comunicazione, ridimensionando quegli aspetti esclusivamente tecnico-infermieristici, assistenziali, o integrando le competenze acquisite dagli operatori in questo campo con una dose massiccia di
di formazione sociale. Il grande cambiamento dovrebbe muoversi in direzione di una concezione di queste strutture più come comunità, quindi dove il centro della vita organizzativa diventa la relazione tra gli operatori, e quindi abbandonando invece la visione ospedalistico aziendalistica che è stata fino ad oggi dominante.